Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa ho pubblicato un sondaggio proprio su questo canale, chiedendovi di quale giocatore avreste voluto la review tra Carrasco, Fred e Belotti Storyline. Il sondaggio l'ha vinto Fred, e quindi ora vedrete la review di Fred. Partiamo con dare un'occhiata alle stats di questo giocatore. Fred è un centrocampista centrale brasiliano del Manchester United, il che lo rende molto buono per ibridazioni o comunque per giocare con una squadra della Premier League o una squadra brasiliana, e ha delle statistiche molto interessanti. La prima statistica che ci salta all'occhio è 84 di velocità, che è una statistica abbastanza importante per un centrocampista, accompagnata da 83 di tiro, 86 di passaggio, 90 di dribbling, 83 di difesa e 78 di fisico. Nello specifico potremo vedere che ha un'ottima finalizzazione per essere un centrocampista, ma soprattutto ha delle stat di passaggio davvero davvero importanti. Ha 90 di passaggio corto, 90 di passaggio lungo e 87 di visione, che unita a un ottimo dribbling, infatti ha delle statistiche di dribbling spaventose, lo rendono un centrocampista molto forte in fase di possesso. Da un punto di vista difensivo e da un punto di vista fisico ha delle pecche. Difensivamente è molto forte, intercetta molti palloni, non perde tantissimi contrasti, però non possiamo immaginarci che un giocatore alto 1,69 m e con 66 di forza fisica possa spostare giocatori molto più forti e massicci di lui. Infatti se contro ci troviamo dei giocatori come per esempio Sissoko o Bakayoko, che fisicamente sono molto più forti e che in Weekend League troviamo contro quasi ad ogni partita, soffre un pochino da quel punto di vista. Io l'ho utilizzato CDC in un 4-2-3-1 e COC sempre in un 4-2-3-1. Devo dire che COC secondo me si è comportato leggermente meglio, perché è molto più forte in fase offensiva rispetto alla fase difensiva, almeno per quello che ho potuto provare io. L'ho usato per una decina di partite e come stile intesa gli ho dato catalizzatore. Secondo me, se lo volete usare in fase difensiva, lo stile intesa migliore è Ombra. Non me la sono sentita di dargli Ombra, perché Ombra su computer costa praticamente 20.000 crediti e dato che Fred non entrerebbe nella mia formazione titolare, mi sembrava sprecato utilizzarlo di lui, quindi gli ho dato catalizzatore e l'ho provato un pochino in fase più avanzata. Se volete usarlo come CC o come COC, infatti, gli stili intesa migliori a parer mio sono catalizzatore e cacciatore. Catalizzatore gli aumenta velocità e passaggio, invece cacciatore gli aumenta velocità e tiro. Qui dipende molto da come lo volete utilizzare voi. Per come l'ho utilizzato io, ovvero con catalizzatore, si è dimostrato un grande assist man. Infatti ha fatto qualche assist, ma soprattutto ha fatto dei passaggi davvero illuminanti. Cambi gioco, passaggi filtranti, lanci lunghi, passaggi corti, 1-2 molto veloci, tutti molto precisi, e non dà mai la sensazione di rischiare di perdere palla. Ha sempre la palla sotto controllo. In ogni momento in cui ho passato la palla a Fred non ho mai avuto quella paura che la potesse perdere. È sempre molto tranquillo, stoppa la palla, la controlla, la gira, la passa. Da quel punto di vista lì, niente da ridire. Ha un'ottima visione di gioco, infatti fa dei passaggi filtranti davvero sensazionali, e secondo me da questo punto di vista è un ottimo giocatore. Altra nota positiva è il dribbling. Ha un ottimo dribbling, in mezzo a tanti giocatori riesce comunque a tenere palla, nello stretto riesce a tenere palla, è molto brevilineo essendo alto 1,69 m, riesce a tenere tantissimo palla, e questo lo catalogo tra i pro di questo giocatore. Per quanto riguarda il tiro, ha un buon tiro, ho fatto qualche gol con Fred come potete vedere dal video. E nonostante secondo me non sia la sua caratteristica principale, è comunque abbastanza forte in area di rigore. Da un punto di vista difensivo, qualche intercettazione l'ha fatta, qualche palla la ruba, però io l'affiancherei a un centrocampista molto forte da un punto di vista difensivo, perché secondo me le lacune di Fred vanno colmate da un altro giocatore molto difensivo. Per esempio, se avete una Premier League, io lo affiancherei a un giocatore fisico e forte difensivamente come Sissoko, perché se lo affiancaste a un giocatore tipo Kanté, per quanto sia forte in fase difensiva, avreste un centrocampo davvero molto poco fisico, che secondo me un giocatore fisico su due in centrocampo servono. Se lo usate come COC, libera scelta di chi affiancarci, perché da quel punto di vista lì secondo me è molto forte. Non è velocissimo, però è molto agile, quindi è un buon giocatore. Se dovessi dargli un voto da 1 a 10, probabilmente gli darei un bel 7,5. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Iperbole e al prossimo video.